Buongiorno, allora do il benvenuto a tutte le laureande e i laureandi dei corsi di biologia molecolare, di scienze naturali, di biotecnologie e ovviamente alle loro famiglie a questa cerimonia appunto di proclamazione, di consegna e dei diplomi delle lauree triennali. La sessione è ospitata appunto in questo centro, nel centro Altinate San Gaetano, che sapete dal 2008 è un luogo di cultura qui nel centro di Padova. E la cerimonia di proclamazione prevede diversi passaggi. Cominceremo appunto con un discorso di introduzione da parte del professor Luigi Bubacco, il direttore del Dipartimento di Biologia, e seguirà un intervento da parte del professor Gil Rosenthal, a cui seguirà poi la parte centrale, quella che insomma vi ha portato tutti qui, quindi la fase di proclamazione e di consegna dei diplomi. Termineremo poi con un piccolo concerto, un breve concerto di un gruppo orchestrale del Conservatorio Cesare Pollini, che ci allieterà insomma nella parte terminale, come dicevo. Quindi direi di rompere subito gli indugi, chiamerei sul palco il professor Luigi Bubacco per questo discorso di presentazione. Prego, direttore. Allora, buongiorno a tutti, laureande, laureandi e ovviamente anche alle vostre famiglie. Allora, come vedete, stiamo cercando di impegnarci per dare solennità anche a questo momento, perché questo è un momento in cui è difficile fare molte cose, però non è di questo che voglio parlare perché fa parte dei nostri compiti. Voglio parlare del significato che spero abbia per voi studenti e per le famiglie questo tipo di celebrazione. Questo celebra sostanzialmente tre cose: l'impegno che ci avete messo voi in questo corso di studi, il percorso che avete fatto, che è stato fatto, come dicevo prima, in un momento particolarmente complesso, e di questo bisogna darvi riconoscimento, l'impegno delle vostre famiglie, perché spero sia forte la gratitudine in voi, perché avete avuto la possibilità di fare questo percorso. Noi abbiamo fatto del nostro meglio per aiutarvi in questa formazione, ma questo è stato un grosso impegno per tutti. Secondo aspetto è l'esito. L'impegno genera esiti positivi e quindi voi siete qui e dovete essere fieri del fatto di essere qui perché oggi raccogliete i frutti del vostro lavoro. E sono frutti che sono solo una tappa, sono un passaggio nel percorso che farete, perché voi adesso vi state costruendo un futuro e lo state costruendo attraverso la competenza. E questo è il terzo aspetto su cui vorrei enfatizzare un po' la discussione, perché la competenza è un aspetto fondamentale. Ma la competenza costa lavoro, costa impegno, e voi l'avete capito sui libri, l'avranno capito le vostre famiglie che vi hanno visto studiare, che vi hanno visto davanti al terminale a fare le lezioni in DAD. Richiede lavoro, e questa è una cosa che voi avete dimostrato di saper fare, e adesso siete qui a beneficiare del vostro impegno. Quindi, di nuovo, vi sono grato. L'altra cosa e ultima che vorrei aggiungere a questa discussione è che voi adesso questa competenza la dovete anche spendere. La dovete spendere perché di competenze solide, scientifiche, c'è un assoluto bisogno. Quindi uno dei compiti sociali che voi avete come laureati, o avrete quando sarete laureati a breve, da questa università, è quello di condividere la competenza che avete acquisito. Non sto parlando di opinioni, di pareri, di sentire, di ideologia, sto parlando di competenza scientifica. Questo è un concetto che voi avete distillato in questi 3 anni, perché sapete benissimo, attraverso tutti gli esami, tutte le valutazioni della vostra competenza che sono state fatte, quando sapete o quando non sapete una cosa. E adesso è importante che chi le cose le ha studiate, le sa, le condivida, perché la vostra competenza, il vostro studio, la vostra formazione è un valore sociale che dovete spendere nella società, perché voi, come noi, abbiamo avuto il privilegio di poter avere del tempo per formarci, per acquisire queste competenze. Quindi considerate quello che sapete, le vostre competenze, un bene comune da condividere, non da centellinare o da dare in libera docenza, ma da condividere, questo è l'aspetto fondamentale. Quindi detto questo, la giornata è bellissima, però qui fa più caldo rispetto
rispetto alle piazze, quindi è meglio farlo qui. Vi auguro una bellissima cerimonia. Adesso avremo una breve prolusione del professor Rosenthal, che è una nuova acquisizione del nostro dipartimento, e spero che sia una giornata di festa e soprattutto, e vi dico un'ultimissima cosa, celebrate con gioia. Ho visto momenti di celebrazione che sono meno, secondo me, gioiosi di quello che dovrebbero essere, e spero che sia per tutti voi una gran giornata di festa. Okay? Quindi in bocca al lupo per il vostro futuro e grazie ai vostri familiari, alle vostre famiglie che vi hanno portato qui. Allora, ringraziamo il professor Bubacco. Parlando di competenza, ovviamente è un richiamo perfetto appunto per introdurre il professor Gil Rosenthal. Come diceva il professor Bubacco, è un'acquisizione del Dipartimento di Biologia appunto dallo scorso settembre, si è trasferito appunto nella nostra università dalla Texas A&M University, è un esperto internazionale in biologia evoluzionistica e in comportamento animale, nonché appunto professore ordinario di zoologia presso il nostro Dipartimento. Quindi invito il professor Rosenthal a venire sul palco e darci appunto la sua presentazione. Grazie. Grazie professore. Tantissimi auguri a tutti e tutte. Non ce l'avete fatta da sole o da soli. Abbracciate le famiglie, i partner, specialmente i vostri compagni, perché non ho mai visto solidarietà come quella che c'è qui fra gli studenti dell'UNIPD. E questa è una solidarietà che è proprio nel DNA della nostra università, che risale a 800 anni fa, quando gli studenti di un altro Ateneo, il nostro sud, si incavolarono e vennero a coltivare questa patavina libertas. Una libertà che iniziava proprio a mancare dove erano prima. E seguo un po' nei loro passi e anche nei vostri, con mia coniuge, due figlie e due cagnolini, meticci tutti noi. Siamo venuti 3 mesi fa dal Texas, un altro posto dove la libertà inizia proprio a mancare. E io ho fatto 3 mesi di prima elementare in Italia, poi qualche paperino e basta. Sono un prodotto di questa grande storia italiana di emigrazione, colonizzazione, immigrazione. E sono lieto di insediarmi in quest'università, questa Padova globale, che ha già sopravvissuto la peste 7 volte, perché si parla di equilibrio e non di crescita sfrenata, perché medaglia d'oro al valor militare senza alcuna traccia di militarismo. Per la nostra magnifica rettrice eletta prima inter pares da colleghi e colleghe assieme ai dipendenti, studentesse e studenti, per una cultura di rispetto altrui che da 800 anni valorizza il sapere e il ricercare. E sono contento di essere qui per il baccalà mantecato. Baccalà, in italiano stoccafisso, come stockfish in English, bacalao in spagnol, baccalà in veneto. 800 anni fa si festeggiava senza baccalà. Gli ebrei ci abbiamo messi quasi 2 secoli prima che ci potessimo laureare qui, forse il medico siciliano Mosè Bonavoglia verso il 1416, ma ci siamo arrivati prima del baccalà, perché come i platani dall'America e le galline padovane dalla Polonia, il baccalà anche fa parte della storia del Veneto, della Padova globale. Fu solo nel 1432 che un mercante veneziano, Pietro Querini, si schiantò per caso sulle isole Lofoten in Norvegia, dopo un viaggio più lungo della traversata dell'Atlantico. I norvegesi ospitarono Querini e quelli che erano sopravvissuti dal suo equipaggio, e i veneti si innamorarono del merluzzo conservato in sale dopo ogni stagione estiva. E questo fu l'inizio di un rapporto molto bello, equo, a beneficio mutuo, fra Veneto e Lofoten,
un pescato più o meno sostenibile che arricchisce i nostri piatti e sostiene le famiglie di quelle isole ancora oggi. E nessuno ha mai cercato di conquistare né di convertire nessuno. Ma il baccalà ha dovuto aspettare poi altri secoli per la polenta, dopo anche Elena Cornaro, dopo il 600. Ma la storia della polenta è brutta. Gli spagnoli nelle Americhe non erano come i veneti giunti in Norvegia, non erano lì per commerciare, per scambiare, per imparare, erano lì per conquistare ed estrarre e bruciare tutto nel nome di Dio. Hanno bruciato quasi tutto, tutta la letteratura maya, tutta la letteratura azteca, e compreso i libri di cucina che indicavano tutti i modi meravigliosi di preparare il mais. Al mais l'hanno bruciato perfino il nome e l'origine, e questo sorgo turco, che non aveva niente a che fare con sorgo né con Turchia, macinato in polenta, divenne l'alimento di base in questa parte del mondo a partire del 700. Che disastro! I nativi nelle Americhe preparavano il mais in tale modo di poterlo digerire facilmente, ma qui la gente più povera soffriva dalla pellagra perché le mancava la vitamina B3, ovvero la niacina. Si capiva che fosse colpa del sorgo turco, ma non si capiva il perché fino al Novecento. Si dava la colpa al carbone di mais, che infatti non fa male una prelibatezza come il tartufo che si mangia in Messico. E tutto perché in 400 anni nessuno aveva pensato di chiedere una semplice ricetta a una donna messicana qualsiasi. Quella del nixtamal, parola nahuatl. E che questo è il processo che sprigiona i nutrienti del mais, si fa bollire il mais in una soluzione con un po' di calce, rendendole alcalinica, e questo libera la vitamina e rende il mais digeribile. E questa tragedia della pellagra si poteva evitare con un po' di comunicazione. E direi che la storia della polenta, del baccalà, ci serve da parabola su come fare e come non fare la scienza globale. Da poco dopo che mi sono laureato io, da pochi mesi, da quando ero nella situazione in cui state voi, ho cercato proprio di fare la scienza stile baccalà, equa e collaborativa, concentrandomi su uno dei grandi centri di biodiversità del mondo, cioè il Messico. Adesso da 15 anni abbiamo il CICHAS, un centro di ricerca nelle montagne della Sierra Madre, nella foresta tropicale. Spero che qualcuno di voi tornerà a Padova e verrà al CICHAS a fare un tirocinio per la magistrale. E lì studiamo i pesciolini dei torrenti, che si chiamano portaspada, per i piccoli ornamenti che i maschietti portano in coda. Sono due specie che si incrociano, e ci raccontano che l'albero della vita, come quello che vedete lì, proposto da Darwin, non è proprio un albero, ma davvero un tessuto intrecciato, dove le forme si distinguono e poi tornano ad intrecciarsi. Rami differenziati, però, che poi tornano insieme e si mescolano. E questo tessuto viene da molte, molte, molte piccole scelte che fanno gli individui, che facciamo noi, che facciamo i pesci. I portaspada, i pesci, come noi, imparano dalle loro esperienze e imparano in diversi modi, proprio secondo il loro proprio carattere. E queste sono tutte cose che impariamo noi solo perché ci impegniamo per anni e anni e lavoriamo tutti insieme, malgrado le distanze, malgrado le lingue, in diverse lingue, diversi modi. Adesso, quest'ultimo aspetto del nostro programma di ricerca, quello della personalità, dell'apprendimento e come interagiscono l'evoluzione, lo studia la nostra dottoranda più nuova, messicana, Paola. Anche lei ha cominciato con un tirocinio per la magistrale in un nuovo paese, nel mio laboratorio in Texas. Arriva dal Messico
Sono andato a prendere all'aeroporto, stiamo tornando con Paola e le mie due figlie e la sento chiamare la mamma per dire che tutto sta bene. Chi ha fatto un Erasmus o un altro stage all'estero sa che la prima cosa che si fa è si chiama la mamma. E allora la sento, dice, ya son rivada, ma ya son qua con il dottore e le sue due figlie. E io dico, ok, questo non è spagnolo. Non è messicano. Infatti stava parlando cipilegno, che è un dialetto del Veneto che parla in un piccolo villaggio nello stato di Puebla, lì in Messico, fondata da profughi veneti nel fine 800, profughi di questa povertà e di questa pellagra. Adesso stiamo cercando il modo di far tornare Paola in Veneto a continuare le sue ricerche in quest'università, che siamo fra i primi del mondo per l'evoluzione del comportamento, per questo ramo della biologia, per continuare ad intrecciarci in un modo equo e sostenibile. La scienza è sempre stata globale. La chiamiamola protobiologia, che si insegnava qua nel 200, dipendeva dalle conoscenze, per esempio, portate dall'India, dalla Persia, da chissà dove, perché se non veniva dall'Europa si nascondeva quasi sempre. Adesso non limitatevi al nord, alla sfera anglosassone, ma fate come si è fatto qui in Veneto sin da sempre, guardate in tutte le direzioni, ci sono cose da imparare, lavoro da fare, amicizie da stringere. Adesso viviamo un momento proprio di massima opportunità per tutti voi che avete scelto corsi di studio nelle scienze della vita. Siete proprio aggiornati. Ma come dice lo zio di Spider-Man, l'uomo ragno, da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Per voi come neolaureati, non solo applicate le vostre conoscenze in questo bel mondo di pandemie e di catastrofi ambientali, ma anche impegnatevi di fare ciò che hanno fatto i vostri predecessori da 8 secoli, fare la luce quando incide il buio. Siate impeccabili con i dati, umili con le raccomandazioni e coraggiosi con le ipotesi. Portate la ragione e la patavina libertà sempre con voi, anche quando tutto il mondo è incontro. Tantissimi auguri. Ringraziamo il professor Rosenthal per questo excursus che ci ha fatto fare tra storia, scienza e anche cucina, insomma, che è un aspetto per noi estremamente importante. A questo punto ci muoviamo verso quello che è il momento centrale di questa cerimonia, quindi quello che per voi laureande e voi laureandi è, e per le vostre famiglie naturalmente, il momento chiave, cioè quello della consegna dei diplomi e della proclamazione. Per questo motivo chiamo menziono sul palco i membri della commissione, partendo dal presidente della commissione, il professor Lorenzo Zane, coordinatore della commissione didattica del Dipartimento di Biologia, la professoressa Claudia Agnini, vicepresidentessa del corso di studio in scienze naturali, il professor Alessandro Alboresi, docente appunto del corso di studio di biotecnologie, la professoressa Marisa Brini, presidentessa del corso di studio di biologia, e ultimo il professor Luigi Leanza, vicepresidente del corso di studio di biologia molecolare. Allora, ancora buongiorno a tutti e partiamo con la parte, diciamo, di proclamazione di questa cerimonia. E devo dire di essermi un po' commosso sentendo la produzione, un po' come veneziano, quindi amante della nostra cucina, e devo ringraziare proprio il professor Rosenthal per averci portato anche questa visione dei nostri 800 anni in una prospettiva globale. Quindi non aggiungo altro, vi ringrazio ancora di essere presenti e direi che possiamo procedere con la parte di proclamazione
E quindi chiedo al professor Luigi Leanza di partire con la proclamazione dei laureati nel corso di studi in biologia molecolare. Grazie. Buongiorno a tutti, benvenuti a questa cerimonia di proclamazione. Io comincio dandovi il benvenuto e ricordando agli studenti di biologia molecolare, ma anche agli altri, che concludete oggi un percorso di studi che è stato caratterizzato da 3 anni intensi e impegnativi. Permettetemi di iniziare con i ringraziamenti, che di solito sono alla fine, ma in questo caso li anticipiamo. In primis alle vostre famiglie che vi hanno supportati in questi anni di studio, ma anche al corpo docente e al personale dell'Università di Padova che ha permesso anche in questi mesi difficili di svolgere i vostri studi e di proseguire la sua 800ª storia di eccellenza. Durante i vostri studi avete avuto l'opportunità di approfondire sia importanti discipline di base, comune a tutti i corsi di studio in biologia, come la matematica, la chimica, la fisica, la statistica, ma anche materie come la biologia cellulare, la biologia vegetale, la biologia molecolare, la genetica, la biochimica, giusto per citarne alcuni. Le avete studiate sia dal punto di vista teorico, ma anche dal punto di vista pratico, perché avete avuto moltissime ore di laboratori nel quale avete potuto approfondire queste discipline. Adesso avete la possibilità di proseguire i vostri studi con una laurea magistrale. Vi ricordo che ce ne sono molte offerte dal nostro dipartimento, ma un po' di parte mi viene da ricordarvi quelle offerte dal nostro corso di studi, che sono la laurea magistrale in Molecular Biology, che è completamente erogata in inglese e al cui interno c'è il curriculum in Bioinformatics, e la laurea magistrale in Biologia Sanitaria. In alternativa alla prosecuzione degli studi, spero che si aprano per voi le porte del mondo del lavoro. In entrambi i casi mi auguro che il nostro corso di biologia molecolare vi abbia fatto comprendere l'importanza della scienza, così da poter diffondere nella società l'importanza e la fiducia verso la ricerca scientifica e gli scienziati. Con questo augurio concludo, vi faccio le mie congratulazioni e passiamo alla proclamazione. La Commissione, considerato il curriculum degli studi compiuti e valutato l'elaborato della tesi di laurea, per l'autorità conferitami dalla magnifica rettrice, vi proclamo dottoresse e dottori in biologia molecolare con i seguenti voti. Biciato Ilaria. Con punti 86 su 110. Boschiero Anna, con punti 94 su 110. Buono Martina, con punti 95 su 110. Laurenti Greta, con punti 98 su 110. Martinazzo Beatrice, con punti 106 su 110. Miotto Valentina, con punti 84 su 110. Salvucci Maria Ester, con punti 110 su 110 e lode. Stefani Roberta, con punti 101 su 110. Congratulazioni a tutti i nuovi dottori in biologia molecolare.
Grazie Luigi. Allora passiamo alle proclamazioni per quanto riguarda il corso di studi in biologia. Professoressa Marisa Bellini, presidentessa. Grazie. Buongiorno a tutti, benvenuti. Carissime laureande, carissimi laureandi, oggi è la vostra festa. Avete raggiunto il primo traguardo importante del vostro percorso formativo e vi meritate davvero di festeggiarlo insieme alle persone voi care. Sono contenta di condividere con voi questo giorno di gioia, con una celebrazione in un luogo di cultura rappresentativo della città di Padova e nell'ottocentesimo anno di nascita dell'Università di Padova. Tra poco sarete proclamati dottoresse e dottori in biologia e sono particolarmente orgogliosa del fatto che avete scelto proprio questo corso di studi per imparare il metodo scientifico. Il corso di laurea in biologia, nella biodiversità dei suoi insegnamenti, vi ha educato ad una visione integrata dei processi biologici, tenendo presenti alcuni elementi fondamentali, come la complessità molecolare, l'interazione tra gli organismi viventi e l'ambiente, l'ecosistema e l'evoluzione. Proprio grazie a questa visione integrata che avete imparato in questi anni, sarete adesso in grado di affrontare lo studio degli organismi viventi, sia animali che vegetali, basando le vostre ricerche su dati sperimentali che avete imparato a costruire, ad analizzare, a valutare con il rigore del metodo scientifico. Sarete donne e uomini di scienza. E per questo sono certa che sarete sostenitori e portavoce della ricerca scientifica con onestà. Vi auguro di proseguire con soddisfazione il vostro percorso formativo con una laurea magistrale e magari anche con un dottorato di ricerca, oppure di entrare sempre con altrettanta soddisfazione nel mondo del lavoro. E vi auguro di, indipendentemente dal percorso che sceglierete di intraprendere, di mantenere sempre viva la curiosità, la creatività, la determinazione che sono alla base della ricerca scientifica. Vi invito ad essere orgogliosi, come lo siamo noi, di appartenere ad una università il cui motto da 800 anni è Universa Universis Patavina Libertas, un'università che nel 1678 ha per prima al mondo laureato una donna e che oggi è governata da una rettrice donna. Procediamo quindi con la proclamazione. Care laureandi, la commissione di laurea ha considerato il curriculum degli studi da voi compiuto e ha valutato la vostra tesi di laurea. In nome della legge e per l'autorità conferitami dalla magnifica rettrice, vi proclamo dottoresse e dottori in biologia. Giorgia Bortolotti. Con punti 103 su 110. Gratulazioni. Kili Bredi. Con punti 97 su 110. Giulia Grigoletti, con punti 104 su 110. Francesco Eugenio Leonardi, con punti 105 su 110. Edoardo Marchettoni, con punti 110 su 110 e lode. Sara Milanopulo, con punti 107 su 110.
Samuele Perin, con punti 91 su 110. Alessa Pialorsi, con punti 105 su 110. Alessandra Vettoretti, con punti 102 su 110. Aurora Voltolina, con punti 95 su 110. Congratulazioni a tutti e buoni festeggiamenti con gioia, come ha ricordato il nostro direttore. Passiamo ora alle proclamazioni per il corso di laurea in scienze naturali. Se vuoi passarmi i diplomi. Carissime studentesse, carissime studenti, oggi è effettivamente un giorno molto importante per tutti voi. Siete arrivati alla fine di un lungo percorso e in questi 3 anni avete acquisito competenze importanti e soprattutto nuove. E questo è essenzialmente basato sull'integrazione di discipline scientifiche, naturalistiche, per quanto riguarda voi in particolare sia in ambito biologico che in ambito geologico. Avete studiato tante diverse discipline che vanno dalla zoologia, alla botanica, alla fisiologia, all'anatomia, ma anche appunto la geografia, la mineralogia, la petrografia, la paleontologia e molti altri. Avete acquisito anche delle metodologie di indagine e avete capito e compreso quali sono le potenzialità applicative di tutte le discipline che avete studiato. Inoltre, come tutte le discipline scientifiche, avete anche delle conoscenze dei processi fisici e chimici, ma ancora una volta vi differenziate perché avete anche competenze e conoscenze dei processi biologici e geologici che in qualche modo sono attivi all'interno dell'ambiente. Attraverso il pensiero razionale e l'utilizzo fondamentale del metodo scientifico siete in grado di condurre degli esperimenti, di raccogliere dati e di analizzarli in un contesto di ricerca scientifica naturalistica. Avete anche acquisito la capacità di utilizzare un corretto linguaggio tecnico-scientifico e leggere in maniera efficace e critica la letteratura scientifica. Avete anche sviluppato la capacità di interagire efficacemente in lavori, ad esempio, di gruppo e con persone che hanno ruoli e competenze diverse. Questo è molto importante. E è altrettanto importante che voi siete effettivamente in grado, per le competenze che avete acquisito, di trasmettere efficacemente informazioni tecnico-scientifiche sulla realtà naturale, sia diciamo in ambito ad esempio scolastico che di divulgazione a un pubblico generico, sia ad esempio consulenze anche a persone non esperte. Grazie al vostro percorso avete ora la capacità di operare sul territorio e di analizzare le caratteristiche naturali, ma anche quelle antropiche, di tutte le componenti biotiche e abiotiche che costituiscono l'ambiente. Detto questo, innanzitutto vi voglio fare le mie congratulazioni per tutto questo lungo percorso e per il traguardo che raggiungete oggi. Auguro a tutte e a tutti voi di poter utilizzare queste conoscenze in maniera proficua e per alcuni di voi il futuro vorrà dire continuare nella carriera universitaria, per altri vorrà dire entrare, speriamo con soddisfazione, nel mondo del lavoro, ma comunque a tutti voi congratulazioni.
passiamo alla proclamazione. Per l'autorità conferitemi dalla magnifica rettrice, considerati i curricula da voi compiuti e valutate le vostre tesi, vi proclamo dottoresse e dottori in scienze naturali, con le seguenti votazioni. Sara Bobbo, con punti 95 su 110. Federico Boscato, con punti 100 su 110. Alessandro Capitanio, con punti 96 su 110. Roberto Costanzo Costa, con punti 97 su 110. Serena Di Marco, con punti 99 su 110. Sara Mabilia, con punti 96 su 110. Beatrice Magalini, con punti 98 su 110. Ilaria Manfrinato, con punti 103 su 110. Federico Merlin, con punti 104 su 110. Elisa Missiato, con punti 87 su 110. Riccardo Panza, con punti 104 su 110. E infine Silvia Perego, con punti 98 su 110. Congratulazioni a tutti e a tutte. Ringrazio la professoressa Claudianini, che non ho reintrodotto prima, per Scienze Naturali, e passiamo alle ultime ma non meno importanti proclamazioni per la laurea in biotecnologia, professor Alessandro Alboresi. Bene, grazie per la parola e buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Sì, questo è l'ultimo gruppo di studenti perché è più numeroso, non l'ultimo per importanza. E questo è un giorno speciale per voi e io sono molto orgoglioso di essere stato invitato all'interno di questa commissione, perché sono docente da poco tempo in questo corso di laurea qui a Padova e in realtà sono però un biotecnologo della primissima ora e quindi mi riempie di orgoglio vedere le giovani leve delle biotecnologie italiane laurearsi oggi. Quindi mi fa piacere ricordare un po' a tutti qual è la caratteristica del corso di biotecnologie e delle biotecnologie in generale. Le biotecnologie negli ultimi anni sono state spesso al centro dell'attenzione sia per questioni prettamente scientifiche, ma anche perché giocano un ruolo importante all'interno della nostra società. E credo che in generale gli studenti di biotecnologie scelgano e abbiano come caratteristica quella di essere sicuramente interessati all'innovazione, ovviamente allo studio della ricerca scientifica, ma anche a una certa dose di creatività che è quella che serve per trasferire le informazioni di base
imparate e acquisite grazie alla ricerca in ambiti più applicativi e che sono importanti per l'ambiente, per la medicina e in generale appunto anche per l'industria. Nel corso di biotecnologie qui a Padova questo trasferimento di competenze e di conoscenze è possibile anche perché il corso di biotecnologie è un corso che è gestito da docenti, è portato avanti da docenti che appartengono a tre diverse scuole del nostro Ateneo, come la scuola di scienze, la scuola di agraria e medicina veterinaria e la scuola di medicina. Detto questo, dopo questa premessa sulle biotecnologie, ci tengo a farvi un sincero augurio perché possiate vedere soddisfatte tutte le vostre aspettative, sia professionali che personali, dopo questa prima tappa, indipendentemente che voi abbiate scelto di intraprendere e proseguire il vostro percorso all'interno di una laurea magistrale di biotecnologie qui a Padova, come le pharmaceutical biotechnology, medical biotechnology o le biotecnologie industriali o quelle per l'alimentazione, oppure che abbiate scelto di continuare il vostro percorso in altri Atenei o inserendovi direttamente nel mondo del lavoro. Quindi dopo questi auguri vi ringrazio anche per la scelta che avete fatto, per la fiducia che avete dato al nostro corso di laurea e ringrazio non solo voi ma anche le vostre famiglie che sono qui con voi oggi e i vostri cari che vi hanno sostenuto in questi anni particolarmente delicati, anche per questioni storiche, non solo per gli sacrifici che avete dovuto fare in questi anni di studio. Quindi vi faccio i miei più sinceri auguri e passo adesso al cuore della proclamazione con la formula di rito, che leggo in modo un po' più preciso. Quindi la Commissione, considerato il curriculum di studi che avete compiuto e valutato l'elaborato della vostra tesi di laurea, e con l'autorità conferitami dalla magnifica rettrice, vi dichiaro dottoresse e dottori in biotecnologie con i seguenti voti finali che adesso vi dirò. Banzato Chiara, con punti 92 su 110. Barzon Benedetta, con punti 94 su 110. De Franceschi Simone, con punti 102 su 110. Di Luca Lorenzo, con punti 96 su 110. Faccin Martina, con punti 83 su 110. Favretto Aurora, con punti 94 su 110. Gerometta Denise, con punti 97 su 110. Gonella Lidia, con punti 91 su 110. Liviello Carlo, con punti 89 su 110. Meneghello Matteo, con punti 99 su 110. Rossin Benedetta, con punti 98 su 110. Salvadè Serena, con punti 90 su 110.
Turaro Isacco con punti 90 su 110. E Tulli Beatrice con punti 103 su 110. Congratulazioni a tutti. Allora, vi ringrazio e ripasso la parola al nostro presentatore, il professor Gianluca Occhi. Allora, grazie mille alla Commissione, naturalmente esprimo anch'io le mie congratulazioni alle neodottoresse e ai neodottori, augurandomi naturalmente come i colleghi di vederli appunto nei corsi delle nostre lauree magistrali appunto nei prossimi anni qui a Padova. E adesso, come vi avevo anticipato, questa cerimonia prosegue con un concerto che verrà tenuto da un ensemble che nasce in seno al Conservatorio Cesare Pollini, e vi chiedo di attendere qualche momento per l'allestimento del palco, insomma, in modo tale che i nostri musicisti e gli strumenti vengano portati sul palco, e quindi aspettiamo, cioè vi chiedo insomma qualche minuto di pazienza e poi proseguiamo direttamente. Allora, benissimo, credo che siamo quasi pronti. Allora, dicevo, l'ensemble Suoni dal Mondo, come vi dicevo appunto, nata all'interno del Conservatorio Cesare Pollini, ci presenterà appunto un quintetto in do maggiore, opera 57 numero 6 di Luigi Boccherini, che è conosciuto appunto come La ritirata notturna di Madrid. È suddivisa appunto in tre parti: in una prima parte di introduzione, una seconda parte che procede appunto sulle variazioni della ritirata notturna di Madrid, che, come insomma mi hanno spiegato i musicisti, ci darà questa sensazione della ronda notturna a Madrid, che appunto arriva e poi se ne va, lo sentiremo, e poi una conclusione appunto brillante. Prima di cedere il palco naturalmente ai nostri interpreti, prima naturalmente ve li voglio presentare. Allora, iniziamo dal primo violino, Giuseppe Rugna. Il secondo violino è Maddalena von Bothmer. Alla viola abbiamo Chiara Zatterin.
al violoncello Marco Narne e concludiamo con il pianoforte Lorella Ruffin. Quindi lascio il palco all'ensemble Suoni dal Mondo.
Thank you.
Thank you.
Allora, ringraziamo ancora Giuseppe Rugna, Maddalena von Botmer, Chiara Zatterin, Marco Narner, Lorella Ruffinna dell'Ensemble Suoni dal Mondo del Conservatorio Pollini per l'emozione che ci hanno trasmesso con la loro musica, emozione che credo si aggiunga all'emozione della vostra giornata. E quindi, detto questo, io penso che possiamo passare alla parte conclusiva della nostra, del nostro incontro. Magari diamo un attimo il tempo ai musicisti per grazie ancora. Allora, insomma, prima di lasciarvi ai vostri giusti e meritati festeggiamenti, chiedo al professor Lorenzo Zane, che è appunto, come già detto, il coordinatore della commissione didattica del Dipartimento di Biologia, di dirci due ultime parole, insomma, a conclusione
di questa mattinata. Prego, professor Zane. Grazie Gianluca. Allora, grazie ancora a tutti e tutte voi per questa giornata. Per noi come docenti è sempre un momento, anche per noi è sempre un po' un compimento di un percorso, e quindi che, come hanno detto i miei colleghi, ci rende molto, molto orgogliosi. Molti di voi sono stati miei studenti, e guardo verso il lato scienze naturali, e tutti voi siete stati quindi parte di questa comunità. Voglio solo legarmi a quanto ha detto il nostro direttore inizialmente. È un momento, è uno step, è un raggiungimento di un obiettivo, chiaramente all'interno di un percorso che ognuno di voi declinerà, speriamo, rispettando le proprie aspettative, e spero, insomma, che sia chiaro un po' il nostro orgoglio di aver avuto parte della nostra comunità e la nostra speranza di vedervi ancora, anche se non più i nostri studenti, portare qualcosa di quello che vi abbiamo dato durante i nostri corsi di studio all'interno delle vostre vite. E abbiamo visto un po' di saluti che ci hanno parlato di condivisione delle vostre conoscenze, che ci hanno parlato anche di un mondo aperto e che si mescola, cosa che in questo momento difficile magari è un po' più complicato da immaginare, ma veramente voi avete molto tempo davanti e sono sicuro che riuscirete a passare questi momenti difficili e, ripeto, a sviluppare quelle che sono le vostre competenze all'interno della nostra società. Per cui ancora vi ringrazio tutti e tutte, tutti gli studenti e tutte le studentesse, tutte le famiglie che li hanno accompagnati, e chiaramente ringrazio anche il professor Gianluca Occhi, che ha fatto un po' il padrone di casa, nonché, per quanto questo sia un momento apparentemente breve, una cerimonia limitata nel tempo, tutto il personale del nostro dipartimento che ha contribuito attivamente alla riuscita di questa cerimonia. Per cui grazie. Che vi assicuro, con queste restrizioni non è così semplice da fare. Per cui un grazie ancora a tutti e buona giornata e buoni festeggiamenti e buon proseguimento. Bene, quindi